In questo video voglio vedere se questo Grundig TS1000 è riparabile oppure no. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. In questo episodio voglio smontare questo Grundig TS1000 che ho recuperato quest'estate da un mio amico che me lo ha regalato perché non sapeva come ripararlo, perché esternamente mancano davvero diversi pezzi e da una prima occhiata che gli avevo dato questo non mi lasciava ben sperare. Però un iscritto a questo canale che si chiama Gianni mi ha mandato un'email per dirmi che mi poteva fornire tutti i pezzi di ricambio che mi servono per questo registratore. Quindi a questo punto potrebbe anche essere possibile farlo rifunzionare e farlo ritornare come quando era nuovo. L'unico modo però è smontarlo. So già che il pinch roller non c'è, però di tutto il resto non ne so niente, quindi lo devo smontare. Quindi per prima cosa io lo aprirei davanti, perché qui mancano tutte le manopoline, queste due qui, e un tastino qua giù su questa specie di contatore che serve sicuramente per localizzare alcune parti del nastro. E qui dentro manca sicuramente il pinch roller, poi non so cosa altro manca. Le bobine naturalmente sono infilate qui così per figura, anche il nastro è un troiaio di figura. Come si smonta il pannello? Cacciavitidi! No, dai, in questo caso il cretino non lo voglio fare perché questo apparecchio non se lo merita. Ok, vediamo un po' che viene via. Eccoci, sono due vitine sotto qui. Una, due. Non so se questi cosi rimangano attaccati direttamente qui. Proviamo. Mi sa proprio di sì. Eccolo il pannello, vieni. Olè. Vediamo un po' sotto qui com'è fatto. Questi sono anche stati incollati ad un certo punto, mi pare di vedere. Comunque ne manca uno di questi. Con la stampante 3D che ho, che ancora devo mettere a mano, questi non si possono rifare assolutamente. Non verrebbero mai. Il gruppo testina si sfila via così. E questo mi sembra l'avevo già guardato che era a posto. Quindi manca il pinch roller con tutto l'alberello che lo tiene fermo. Qui c'è qualcosa che si è staccato di sicuro. Dal pannello frontale qui sono caduti via questi pezzi. Ci sono dei washer che tengono fermi chissà cosa. Un pezzo di una manopolina. E questo è il fermo dello slider che era qui. Quindi manca soltanto la parte frontale, il fermaglio dietro ci sarebbe. Questi sembra che siano stati tutti incollati ad un certo punto. È venuto via sicuramente perché si è scollato. Questa parte qui purtroppo è parecchio usurata. Oltretutto questo qui è di metallo, questo pezzo qui. Perché questi tasti qui sono a sfioro, sono elettrici. E difatti sono collegati su questa basetta tramite queste molle qui. Questi basta toccarli per far attivare le funzioni. L'elettronica qui a prima vista sembra che ci sia tutta, poi, quello si vedrà. C'è tutta una serie di condensatori che se siamo fortunati ancora un pochino funzionano. Poi qui ci sono tutta una serie di rinvii meccanici che attivano qualcosa sotto la scheda qua. Vedete che è un rinvio meccanico questo. Anche questo è un rinvio meccanico. E anche qui c'è uno switch azionato dalla meccanica, questo qui, che però purtroppo qui delle parti sono staccate. Questo pezzo qua sotto è staccato, però c'è, da qualche parte andrà collegato. Lo shaft del pinch roller c'è, però manca tutto per fermare il pinch roller, non c'è neanche l'asse che lo tiene fermo. Invece su questo braccio qui, che anche questo viene su insieme al pinch roller, qui c'è una rotellina e sicuramente anche questa avvicina il nastro alle testine. Il capstan c'è, gira e mi sembra che non abbia problemi. Non è piegato, non è usurato, per fortuna il capstan è a posto. Poi qui c'è una molla tutta sgangherata, mentre dovrebbe essere così. I freni che tengono le bobine forse funzionano. I sensori che sono collegati con i tendinastro ci sono. Questa asticella che è staccata era sicuramente collegata al pinch roller, perché se fosse stata collegata qui, azionando questa manopola qui, si va a spostare il pinch roller dal capstan in modo da poter spostare il nastro a mano. Quindi sicuramente questa parte qui era collegata qua giù al pinch roller. Poi questo switch che viene attivato dal tendinastro è continuamente chiuso e questo switch è quello che attiva tutta la meccanica, quindi praticamente la meccanica sta sempre continuamente accesa, non si ferma mai. Ok, questo è già sistemato. E poi manca anche la cinghia che aziona il contanastro. Eh sì, non c'è. Quindi qui la meccanica ha qualche problema di sicuro, però la parte essenziale che manca è il pinch roller con la sua astina che lo tiene fermo in sede.
Rettifico, ho trovato anche l'alberello che tiene fermo il capstan, però sembra piegato, no sembra, è piegato di sicuro. E questo dovrebbe chiappare anche qui sotto, però è tutta piegata questa parte della meccanica, ma questo, vabbè, questo è semplice da sistemare. Poi andiamo a vedere qui dietro un po' se c'è tutto oppure no. Allora, intanto vediamo qui, è su 220, 240, il cambio tensione è su 240. Sbirciando dalle fessure qui dietro mi sembrava di aver visto che c'era tutto, ma chi lo sa, ora lo scopriremo. Mamma mia, oddio, qui manca qualcosa, ma non è detto che manchi veramente. Vediamolo un po' meglio sto coso. Allora, le schede sembra che ci siano tutte tranne queste due qui. Queste mi dà l'idea che siano quelle del riduttore del rumore Dolby, ma là in fondo ci sono piantate due schedine che sono di bypass, quindi sicuramente questo qui era già così, questo è così di suo. Per il resto le schede ci sono tutte, poi bisogna vedere se funzionano, quello è... Invece qui sopra il cambio tensione è su 240 anziché 220. Là dietro ci sono i due condensatori di spunta dei motori, delle bobine. Sembra che abbiano perso un po' di trogolaia. Da viene via tutto uno schifo appiccicato qui. E non so se sono sempre buoni. Questo è l'alimentatore, di cui non si vede niente. E chi lo sa, questa è la scheda del motore del pinch roller, manca la cinghia che fa ruotare il capstan, quindi manca anche la cinghia del capstan. Ma mi sembra ci sia tutto, si può anche provare ad attaccarla alla corrente e vedere se esplode. Allora, il tasto di accensione è questo qui, così è acceso. Poi ho visto che questa manopola è rotta, questa è rotta e questa è rotta. Comunque, proviamo a vedere che succede se l'accendo. Vediamo la fiammata. Sento il rumore del capstan e basta. Che non fa un bel rumore il capstan, no? Per niente. Ok, c'è la cinghia qui, guarda. Sì, va la riattaccare. Ah, ma questo è tutto ciondoloni. Che roba è? Ci saranno tutti i gommini spappolati sicuramente. No, va levato tutto il blocco qua giù. E questo viene via insieme a tutta questa parte qua. Comunque, rivediamo un secondo, eh. Gli ridò corrente un attimo. Sì, sì, il capstan gira. Però fa un rumore che levati proprio. Quindi il capstan funziona ma fa un rumore che probabilmente il motore sarà rotto. Vediamo un attimino. Ah, ma forse è questo che fa rumore, non è il coso. Però questo non dovrebbe ruotare così. Bisogna tenere su il tendinastro qui. Non switcha. Niente. Niente. Nulla. Niente, non fa un cacchio. Questo sta fisso acceso così. A marcia indietro. Comunque il motore del capstan funziona. E poi deve essere la logica di controllo che è saltata. Vediamo fusibili. Questo va. Ok. Questo è saltato. Questo va. Ne schiocco uno a caso. Non so neanche se è giusto questo. Tanto per vedere che succede. Sicuramente succederà a finimondo. No, però questa volta no. Aspetta un po'. Ah, vedi che ora va? Aspetta un po'. Ora qualcosa funziona. Vedi? Haha. Marcia avanti. Stop. Lo stop funziona. Il play funziona. Ma questo non gira, questo non gira però. Questo motore qui probabilmente non gira o è inchiodato oppure dipende appunto da uno di questi condensatori che ormai è andato. Ma ad ogni modo sembra che funzioni, bene o male. Fai vedere queste schede qui. Allora, le schede ci sono di sicuro tutte e andranno viste una per una perché ci sono talmente tanti di quei condensatori fraco che sicuramente qualcuno di questi è morto, non ci piove. Sembra che la logica di controllo funzioni e queste schede hanno dei rinvii meccanici, guardate, vedete, che si azionano dal pannello frontale. E poi la cosa ganzissima è questa scheda qua giù che serve per allungare i collegamenti, si innesta sulla scheda. E poi si può infilare nello slot dove era la scheda, in modo da lavorare sulla scheda con il registratore acceso. Queste sono soluzioni tecniche veramente che si trovano nel professionale. Comunque, a questo punto mi conviene rimontarlo, perché più di così non posso fare, ma almeno ora so che comunque qualcosina funziona, non è completamente morto. Quindi ricapitolando, l'elettronica c'è tutta, i condensatori di spunta vanno di sicuro cambiati, questo motore non gira, potrebbe essere rotto ma potrebbe essere anche colpa del condensatore di spunta, le sospensioni in gomma che tengono fermo il capstan sono andate quindi vanno cambiate e poi c'è la cinghia che collega il capstan con la flywheel che sicuramente va cambiata. Manca lo slider di questo controllo qui e poi mancano queste manopoline, queste due, questa qui e poi ci sono delle manopoline che sono rotte tipo questa, questa e questa. Queste qui che ci sono volendo in qualche modo si possono anche recuperare. E manca anche il tastino qua giù. Ma qui non manca solo il tasto, è proprio troncata la parte dove era attaccato il tasto sopra.
comunque recuperabile. Comunque, da morto completo, ora qualcosina si muove. I display qui sono accesi e partire parte. E anche questo un po' si muove. Bene, ma dato che ci siamo, posso anche vedere di infilarci dentro un pinch roller qualsiasi e farci girare un nastro già registrato a 4 tracce, almeno per vedere se qualcosa in uscita si sente oppure no. Proviamo, visto mai che funziona, chi lo sa. Oh oh. Queste qui due sicuramente non vanno bene. Chissà se questo qui entra in questo alberello qui. Sì che ci va, che culo! Sapete che non so da dove esce questo pinch roller. Non è sicuramente il suo comunque. Ci vuole qualcosa per tenerlo centrato qui, vabbè. Come al solito voglio fare una cosa impossibile. No, ho perso solo tempo, questo pinch roller è troppo grande. Il diametro è troppo grosso, va a sbattere qua dietro, quindi non gira. Quindi non ho neanche ricollegato la cinghia del capstan, perché tanto il pinch roller non c'è, ma ad ogni modo si dovrebbe poter sentire qualcosa, perché il nastro sulle testine ci passa lo stesso in qualche modo. Vabbè, vediamo che succede. Rumore nelle casse non se ne sente. Start. Nulla di nulla. Dio mio, ma se non alzo il volume non si sente un cacchio nulla proprio, niente. Muto come un pesce, però... E il nastro non tocca nelle testine, e quindi che cavolo vuoi sentire? Niente, questa non fa nulla. Funziona! Allora si sente qualcosa, eh? Questa qui seleziona quale cavolo delle testine è che riproduce il suono, ma vai a capite. Continua a essere questa, a riprodurre. Non ce la fa a tenere il nastro fermo sulla testina, dì. Un momentino! Questo nastro è a 4 tracce, ma è registrato da un lato solo, quindi probabilmente lo stavamo ascoltando dalla parte dove non c'è registrato niente. Proviamo ora che l'ho girato. E va. E funziona anche bene. Dai. Pazzesco, cioè questo qui gli manca solo il pinch roller. Non ci credo. Certo, non gli manca solo il pinch roller, c'è da sistemarlo un po', però oh. Va alla grande, cioè vanno tutti e due canali proprio. Funzionano tutti e due canali e tutti e due perfettamente si sentono, ma levati. Quindi è incredibile, questo registratore qui, con l'aiuto di questo iscritto al canale Gianni e i pezzi di ricambio che mi sta spedendo, potrebbe veramente tornare a rifunzionare e potrebbe andare a far compagnia al suo piccolo fratellino della Braun, TG1000, che avevo fatto rifunzionare in riproduzione, avevo sistemato tutta la meccanica in un video di un paio di anni fa, ma ancora devo sistemare il discorso della registrazione. Il problema di questo 99% è solo un condensatore che è andato in corto oppure se è aperto, e penso che si possa sistemare molto facilmente. Comunque questo video per il momento finisce qui, io vi ringrazio veramente tanto di averlo visto e mi raccomando come al solito restate sani!